E andiamo su questo titolo che troviamo sul quotidiano Il Mattino. Montepruno chiude il 2023 con crescita del record. Il consiglio di amministrazione della banca Montepruno ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2023. Sentiamo com'è andata con questo servizio della nostra redazione, ma poi abbiamo anche altre notizie da dare su questa banca e lo faremo insieme al direttore generale che già si è collegato con noi, Michele Albanese. Buongiorno intanto. La banca Montepruno migliora ancora le sue performance. I dati snocciolati dal consiglio di amministrazione durante l'ultima seduta hanno messo in evidenza il raggiungimento di livelli molto positivi in termini di crescita e sviluppo delle masse. Il primo valore che conferma questi andamenti è l'utile netto d'esercizio, pari a 5,2 milioni di euro, che rappresenta il miglior risultato di sempre nella storia della banca. Un dato che risente di politiche di bilancio responsabili ed equilibrate in perfetta coerenza con la sana e prudente gestione dell'istituto di credito e che conferma la positiva redditività aziendale in un anno molto particolare per via della forte crescita dei tassi di interesse rispetto al passato. Il montante della BCC Montepruno, ossia la somma tra depositi e finanziamenti concessi, invece, è ormai prossimo a raggiungere la quota di 1,7 miliardi di euro. Da evidenziare inoltre che solo nel 2023 la banca ha incrementato la sua raccolta complessiva di 108 milioni di euro, con una crescita percentuale del 10,5%, mentre i finanziamenti totali sono pari a 558 milioni di euro. La BCC Montepruno ha avuto la capacità di investire nuovamente l'intera quota di prestiti rientrati nell'esercizio, somme importanti che hanno garantito a famiglie, piccole e medie imprese supporto e sostegno per i loro progetti. Le aree territoriali della banca hanno raggiunto pertanto importanti valori di crescita in ambito raccolta, con diverse filiali che sono notevolmente cresciute, mentre positivo è anche l'andamento generale degli impieghi, con l'area Salerno-Valle dell'Irno che segna la miglior performance di crescita. E allora, i numeri li abbiamo già dati, direttore, ma raggiungere questi numeri, si fa fatica? O meglio ancora, poi questa è una domanda, l'altra, qual è la vostra strategia? Beh, innanzitutto grazie per l'invito che accettiamo sempre volentieri, considerato che la vostra emittente, oltretutto, devo ammetterlo, anche con simpatici portafortuna. Sì, siamo veramente soddisfatti di questi risultati, sia dei risultati che abbiamo ottenuto nell'anno passato, all'insegna di quelli che sono, diciamo, i valori del nostro istituto. Non nascondo la mia emozione nel vedere le immagini che hanno preceduto questa mia intervista, che mi riporta indietro nel tempo e che mi fa capire che ancora una volta dobbiamo dire grazie a quei 30 coraggiosi che ci danno la possibilità oggi di esprimere questi successi e di esprimere queste soddisfazioni. Rocigno, risaputo paese di 400 anime, si appresta a diventare, diciamo, uno dei nomi più usuali nel nostro mondo bancario, e questo grazie a chi ci ha dato la possibilità di essere qui oggi. Fatta questa premessa, è ovvio, siamo felici, siamo contenti, dei risultati ottenuti del 2023, che, come abbiamo visto, si sono chiusi all'insegna dei record, della conferma dei risultati patrimoniali ed economici del nostro istituto. Ma non è questo che a me piace sottolineare, lo sapete in ogni circostanza. Quello che piace a me sottolineare è come ci siamo arrivati. Noi ci siamo arrivati facendo una banca differente. Se oggi siamo fra i migliori istituti e ci viene conosciuto da Milano Finanza in questi giorni quale leader delle banche di credito cooperativo in Campania, quindi la migliore banca ancora una volta per il terzo anno, credo che qualcuno la domanda dovrebbe porsela. E che non è certo data solo ed esclusivamente dei numeri che riusciamo a esprimere, che sono di tutto rispetto. C'è una banca che comunque raccoglie oltre 1,1 miliardi di depositi, che impiega 500 e passa milioni di euro di prestiti, che ancora fa utili in questi periodi particolari a quei livelli, beh, sicuramente merita un applauso dal punto di vista economico. Però a me piace quando si parla della nostra banca, di quello che fa sul territorio, di quello che riesce a dare alle persone.
Le soddisfazioni più grosse e più belle ci vengono dalla gente che ci ferma, ci incontra e ci dice grazie per quello che facciamo per loro, per come riusciamo ad ascoltarli, per come riusciamo a stare vicino alle persone. Questa è la più grossa soddisfazione. Poi, ovvio, le soddisfazioni date dai numeri, che poi sono il riassunto di tutta l'attività di ogni impresa. Beh, è una soddisfazione. Ma io distinguerei, ripeto, noi cerchiamo e cercheremo comunque di stare sul territorio. Ovvio che le prospettive, rispondo alla seconda domanda, sono alte. Le prospettive sono quelle comunque di riconfermare la nostra presenza attiva su un territorio che si va sempre di più espandendo. Ovviamente anche dalle analisi dell'ultimo bilancio abbiamo visto che ci sono aree che meritano di maggiore attenzione, mi riferisco soprattutto all'area di Potenza, che comprende oltretutto, oltre alla città di Potenza, anche la Val d'Acri e anche quel territorio che merita ancora tanto di più, ma tanto ha bisogno anche di dare la Valle dell'Irno, e non sottaciamo che abbiamo anche grossi interessi nel Golfo di Policastro. Questo più volte ne abbiamo discusso con tanti amici di quel territorio. Siamo quasi pronti. Noi siamo abituati a fare ed a stare con i piedi per terra, ma sicuramente il Golfo di Policastro credo che meriti di più. Un territorio attivo, presente, che si vuole sviluppare così come vuole quella fetta di territorio, non può prescindere da una banca che creda in loro e che svolga un ruolo importante per l'economia locale. E noi lo stiamo facendo, stiamo creando le basi, lo stiamo facendo attraverso diciamo, i vari incontri e le varie attività che poniamo in essere con Rotary, con l'attività che poniamo in essere con il Villamare Festival, che quest'anno sicuramente avrà delle grosse novità, novità importanti che investono non solo il festival in quanto tale, ma soprattutto l'intero territorio, che poi è lo scopo principale del suo padron Coccorullo. Quindi le attività da porre in essere sono tante, ma io ripeto, oltre ai budget che i nostri tecnici Direttore, fanno, prego. quindi ci ha dato lei, mi ha anticipato lei, volevo dare la notizia appunto di questa conferma per il terzo anno consecutivo della BCC Montepruno come banca della Campania, migliore banca della Campania, secondo questa rivista prestigiosa che è Milano Finanza, l'ha detto lei. E allora per chiudere invece, la BCC oggi che tipo di azione ha avviato a favore, se ce ne sono, di chi ha vuole investire, ma è in affanno, e per le famiglie. Beh, questo sì, questo è un problema che sicuramente ci assilla, nel senso che le difficoltà sono tante, ma lo sono soprattutto per le piccole e medie imprese, lo sono soprattutto per le famiglie. Ed è che a loro noi dobbiamo rivolgere, stiamo rivolgendo la nostra attenzione, certamente facendo consulenza, facendo ascolto, cercando di stare vicino alle imprese il più possibile. Ripeto, non è semplice, è un compito arduo quello di, in questo periodo, di assistere, soprattutto se consideriamo le norme stringenti che ci rivengono dalle norme europee e dalle capogruppo. Però non dobbiamo scoraggiarci. Io credo che bisogna capire che se una persona ti tende la mano, va accettata, va condivisa, va ascoltata e nello stesso tempo diciamo, va presa in seria considerazione. Noi lo abbiamo sempre fatto, credo che sia il motivo dei nostri successi, vogliamo continuare a fare. Quindi vicinanza alle piccole e medie imprese, vicinanza alle famiglie, vicinanza a chi ha bisogno. Bene, grazie al direttore Grazie generale a della voi. BCC Montepruno di Roscigno. Grazie a Allora, voi, intanto gentilissimo. noi adesso parliamo del Festival, lei lo segue? Festival di Certo, Sanremo? Ecco. certo. Allora, che cosa gli è piaciuto di ieri sera o non gli è Beh, piaciuto? ieri sera è inutile sottolinearlo, e oggi lo troviamo su tutte le pagine, l'intervento e il monologo di Allevi sicuramente ci ha toccato un poco tutti. Alcuni esempi ci riportano anche a fare delle serie considerazioni. Che cos'è la vita, come dobbiamo prenderla, che assolutamente bisogna dare spazio a quelli che sono i valori che spesso noi non teniamo in considerazione. Ricordo a tutti l'esempio che ha fatto quando lui riferiva di aver visto
fra centinaia di persone la sedia vuota e oggi sarebbe nelle condizioni di avrebbe piacere di suonare anche per poche decine di persone. Questo è un esempio significatissimo che ci porta veramente a fare delle serie riflessioni. Poi per quanto riguarda le canzoni, io sono, diciamo, non solo per quelle forme esplicite che mettono in evidenza delle situazioni che non piacciono, personalmente non piacciono. È ovvio che la mia preferita sicuramente è una canzone che, meglio non dirla, è di quella, o meglio, lo dico, Loredana Bertè, che mi riporta anche nel tema, nonostante sia lei cerchi di essere differente e diversa, però ecco, seguiamolo, perché Sanremo resta comunque un evento nazionale a cui tutti quanti dobbiamo essere affezionati e attaccati. Bene, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi.